Parlando della coda di maltempo delle ultime ore, verrebbe da dire Buran 2, la vendetta. E visto che ci siamo, facciamo anche chiarezza sul corretto modo di pronunciarlo. Il termine Buran, dicono gli esperti, ha origine dalla parola russa e da quella turca Buran, vento molto forte. La radice comune è Bor, che significa appunto volgere, trascinare. Quindi Buran e Burian sono esattamente la stessa cosa. Il nome giusto però è il primo, Buran. Accantonata la diatriba sulla giusta pronuncia, giriamo il muso della nostra macchina verso Urbino, la zona dove più marcatamente questa ripassata del generale inverno si è fatta sentire. Fino alla galleria di Cagulino, da Fossombrone in poi, il paesaggio si presenta avvolto da un bianco candore di appena qualche centimetro, ma oltrepassata la galleria, il paesaggio cambia drasticamente. Vedete, qui siamo alla prima rotonda che si incontra per andare su al Mercatale, il paesaggio sembra quello di una città del Trentino Alto Adige in pieno dicembre. Sono da poco passate le 9 di mattina ed i segni dell'abbondante nevicata notturna sono molto evidenti e la coltre bianca oltrepassa abbondantemente i 15 centimetri. Fino a poco prima del nostro arrivo, il traffico sulla strada statale 73 bis è rimasto bloccato per quasi 2 ore a causa di 2 camion che si sono intraversati per la perdita di aderenza in prossimità della rotatoria per le Conce, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Stessi problemi anche sulla provinciale verso Trasanne in direzione Pesaro. Alcuni mezzi senza i presidi antineve obbligatori sono rimasti bloccati, ostacolando il traffico. Sembra proprio che la neve non voglia lasciare il territorio feltresco. Non ci abbandona più, non ci abbandona più. No, quest'anno è tremendo perché è marzo, è la fine di marzo, quindi la neve non dura, però fa dei disagi enormi. Come va con la neve? Male. Male? Molto, anche perché adesso... Seconda volta. Le strade sono tutte sporche, quindi è un problema. È un problema. Sì, per camminare, anche perché se uno non è equipaggiato. Prendiamo la cosa così com'è, anche se è incominciata la primavera, ma... Teoricamente sì, oggi. Però... Tanto ormai ci siamo abituati. Siete abituati? Sì, com'è girare per le strade, lavorare così, ormai... No, le strade sono pulite. Quindi comunque si circolano tranquillamente. Sì, tranquillamente, sì. Si lavora benissimo. Per noi corrieri è molto fatica. È più fatica. Sì, ci badiamo più tempo per fare consegne. Vabbè. Però speriamo che sarebbe l'ultima andata, no? E quindi speriamo che dopo di questa basta. Come il primo giorno di primavera è perfetto oggi. Ma naturalmente, pur nelle difficoltà, non mancano coloro che di tutto questo fanno un aspetto piacevole, come l'affascinante aspetto scenografico e lo spunto per fare anche a palle di neve nel primo giorno di primavera. Poi della verità veniamo da Torino, siamo arrivati ieri sera, il giorno di primavera praticamente. Sorpresa, esatto, la neve. Esatto, no, a noi piace molto Urbino, con la neve è stupenda, quindi... Urbino è bella sempre. Allora, si buona passeggiata. Bene. Grazie. Si sta bene, grazie anche a voi, buona giornata, domani ci sarà il sole, eh? Ci abbiamo fatto l'abitudine, ma di questa stagione non è proprio abituale. È un po' fuori stagione. Però dopo sarà bello vedere che fra qualche giorno è primavera. Aspetti piacevoli a parte, nessun intralcio alle normalità attività quotidiane. Tutti gli uffici pubblici sono rimasti aperti, come le scuole di ogni ordine e grado, dove si registrano però solo alcuni assenti o alunni che sono entrati dopo la seconda ora a causa dei mezzi pubblici che hanno registrato qualche ritardo, ma che hanno operato in modo regolare, come specificato dai vertici dell'AMI. La situazione è quindi rientrata presto nella normalità, come previsto subito dopo le 13 di quest'oggi. In poche ore, quindi, strade pulite al 95%, solo qualche tratto, all'altezza del valico con l'Umbria in direzione Città di Castello, strade chiuse a tratti per alcuni smottamenti dei giorni scorsi. Nel pomeriggio poi netto miglioramento meteo, con la comparsa anche di un timido sole che non ha voluto lasciare tutta la scena all'ultima neve di primavera.